Con Valentina Signorelli, coregista del documentario Made in Dreams, al cinema da giovedì 6 giugno 2024, ben trovata. Ciao, grazie mille per l'invito. Cosa hai raccontato? È una storia vera, praticamente sconosciuta, però incredibile. Appunto, la storia vera di Amadeo Peter Giannini, figlio di migranti italiani a San Francisco e fondatore di Bank of America, la prima banca a finanziare in maniera etica e a dare quindi accesso al credito a milioni di migranti, ma non solo, è stata la prima banca anche a finanziare Hollywood, Chaplin, Capra, Walt Disney. Tutti devono la propria carriera alla lungimiranza di Amadeo Peter Giannini, che ha permesso loro di accedere ai primi prestiti cinematografici per produrre i loro film. Inoltre, Giannini è stato anche un visionario dal punto di vista delle opere pubbliche. Grazie a lui si esiste il Golden Gate Bridge, costruito durante la Grande Depressione, ed è anche uno dei principali investimenti per il piano Marshall e quindi la ricostruzione d'Europa. Come avete conosciuto questa storia e come avete deciso di filmarla? Il progetto è girato da me insieme a Cecilia Zuppelletto. Io conosco Cecilia da ormai una decina d'anni, arrivo all'ora che anni e ci siamo conosciuti all'università. A marzo 2020, durante il primo lockdown che ovviamente ci ha impedito di poter rientrare in Italia, abbiamo per caso scoperto la storia online e abbiamo pensato che fosse una storia incredibile perché ci sono tutti gli elementi, insomma, per un grande film, e a poco siamo a mettere insieme il nostro film girando negli Stati Uniti. Per esempio, la possibilità di girare all'interno degli archivi dell'Academy, quindi molti dei materiali cinematografici che vedrete per la prima volta sono stati digitalizzati per noi e sono completamente inediti. Come l'avete strutturato? Siccome questa è una storia poco conosciuta, seguiamo due fili. Uno, quello cronologico, che appunto ripercorre la grande migrazione italiana verso gli Stati Uniti da appunto la caccia all'oro nella seconda metà dell'Ottocento, passando attraverso appunto la fondazione di Bank of Italy, che è trasformata in Bank of America nel 1904. Parliamo del terremoto di San Francisco che ha distrutto la città nel 1906. Tocchiamo appunto le decadi anche dell'espansione bancaria, del crollo dell'economia nel 29, la seconda guerra mondiale, e terminiamo con appunto la morte di Amadeo Peter Giannini, che avviene poco dopo la fine della guerra nel 1949. Parallelamente a questo, quindi alla ricostruzione storica, abbiamo avuto la grandissima fortuna di poter conoscere tantissimi discendenti della comunità italo-americana, che ancora oggi, dopo 4-5 lezioni, portano avanti le stesse attività che i loro bisnonni e trisnonni hanno potuto riavviare grazie a questi prestiti, con una stretta di mano venivano in da Bank of Italy e poi da Bank of America. Quindi diciamo, questo doppio filone non è un documentario storico tradizionale, perché c'è anche una parte molto contemporanea su quello che è l'eredità materiale di questo tipo di visione del mondo, che ha permesso appunto a milioni di migranti di vivere il sogno americano. Quali altre fonti avete avuto? Abbiamo avuto la possibilità di intervistare Francesca Valente, che è l'autrice di una biografia di Amadeo Peter Giannini, una delle pochissime biografie presenti sul mercato italiano. Ma come dicevo, abbiamo avuto accesso anche agli archivi dell'Academy, quindi siamo stati a Hollywood e a Beverly Hills per poter consultare quelli che sono i loro archivi, intervistare gli archivi dell'Academy, perché l'Academy, che è stata fondata da Douglas Fairbanks, per esempio, nessuno sa che è stata tramite un prestito elargito da Bank of Italy, quindi di base è grazie ai milioni di migranti italiani negli Stati Uniti, se un'impresa così iconica è stata portata a termine. Quindi sicuramente gli archivi dell'Academy e la loro testimonianza è stata fondamentale per il film. E poi, come ti dicevo, appunto le fonti dirette dei discendenti italoamericani, quindi dai ristoratori ai poliziotti agli agricoltori, ci siamo girati tutta la California da nord a sud per poter ricostruire questa storia. E poi una piccola parte è girata anche in Italia, al porto di Genova e a Favale di Malvaro, che è questo piccolo paesino in provincia di Genova, dove la storia in realtà inizia, perché la famiglia di Amadeo Peter Giannini proviene appunto da Favale di Malvaro. Lui è nato 2 giorni dopo che è arrivato in California. E quindi ci sembrava giusto anche dare spazio a quello che è stato il porto di Genova e la Liguria in generale come punto di partenza per la grande migrazione italiana, insieme ad altre città ovviamente, però il porto di Genova è rimasto un po' nell'immaginario collettivo per questo motivo. Che impressioni ne hai ricavato da questa figura? Questa è una domanda molto interessante, perché noi quando siamo andati a girare questo documentario pensavamo di girare un documentario storico o comunque spostato nel passato. In realtà, soprattutto a San Francisco, tutti conoscono Amadeo Peter Giannini. Il centro finanziario di San Francisco è costruito attorno alla piazza dedicata ad Amadeo Peter Giannini. Chiunque
non solo di italo-americana, ma anche per esempio molte delle persone della comunità cinese di San Francisco, altrettanto consistente, ma anche molti ispanici. Tutti conoscono la figura di Emanuele Peter Giannini, quasi mitologica, come può essere per esempio quella di Steve Jobs, sempre nella Bay Area, in maniera abbastanza, in modo più contemporaneo. Quindi era la cosa interessante che noi, quando siamo andati a girare, avevamo tutte le nostre, il nostro piano di lavorazione, le nostre interviste più istituzionali con l'Academy, con l'Università di Berkeley, tutte pianificate. Ma una volta arrivati in California siamo stati approcciati giorno dopo giorno dai discendenti della comunità americana, che non si conoscevano tra di loro, ma si era sparsa la voce che qualcuno voleva raccontare la storia di Amadeo Picciò Giannini, e si sono fatti avanti non solo per darci la loro testimonianza, ma anche ci hanno messo a disposizione tutti i loro archivi familiari, quindi le foto dei parenti, bisnonni, trisnonni, ma soprattutto anche i primissimi assegni, oppure le cambiali, tutte le testimonianze che hanno permesso ai loro antenati di potersi emancipare a livello economico, a tal punto che molti conservano ancora appunto assegni incorniciati in casa. E quindi l'impressione che mi sono fatta è che questa storia è una storia veramente straordinaria e merita di essere restituita all'Italia, dove tutto è iniziato, insomma. Che distribuzione farete? Abbiamo fatto una buona anteprima, siamo andati in tour a ottobre 2023, quindi qualche mese fa, per gli Stati Uniti. Abbiamo fatto la nostra premiera a New York, siamo stati a Washington, a San Francisco, a Niles, a Chicago, tutte insomma le città che hanno una storia, no, di comunità americana. In America abbiamo avuto un'ottima ricezione, abbiamo fatto un tour sold out, con purtroppo molte rimaste anche fuori perché non c'erano più biglietti. E in Italia ora, con la premiera a Roma al Cinema delle Province, poi il film rimane in sala per tutto il weekend a Roma, e utilizziamo lo stesso modo, cioè viaggiamo di giorno in giorno per tutto il mese di giugno in diverse città italiane. Toccheremo per esempio Perugia, Bologna, Treviso, Firenze, Bergamo, Palermo, Acquaviette Fonti e così via. Quindi iniziamo con una distribuzione in sala perché pensiamo che non solo il film sia concepito per essere visto al cinema, ma visti materiali d'archivio inediti, materiali anche che raccontano e che mostrano giovani Charlie Chaplin, giovani Walt Disney, meritino di essere visti sul grande schermo. Quindi faremo questo primo tour promozionale italiano, questa prima uscita in sala per tutto il mese di giugno, e a seconda della risposta del pubblico rimarremo penso in sala per l'estate, e poi capiremo in quale piattaforma o quale destinazione on demand oppure televisiva riusciremo a concludere per la fine dell'anno. Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere qualcosa in più? Il titolo esteso è Made in Dreams, l'italiano che ha costruito l'America. Potete trovare maggiori informazioni sulle pagine social e i siti internet della mia casa di produzione, Daytona. E sul nostro store, Daytona Store, il pubblico ha la possibilità di acquistare una prevendita in tre tipologie. Prevendite che ovviamente comprendono il biglietto in sala, ma anche parte del merchandising che abbiamo organizzato, quindi tra maschere, cappellini, calamite, cartoline. E quindi hanno la possibilità di rifarsi un posto in sala prima che il film arrivi fisicamente nei prossimi giorni in Italia. Sulle pagine social, appunto quella di Daytona, e in particolar modo Instagram, trovate tutti gli aggiornamenti in questi giorni live, giorno per giorno, insomma, ci potete seguire. Poi siamo stati anche ospiti di Gigi Marzullo al cinematografo, e in questi giorni si potrà vedere anche vari contenuti che abbiamo realizzato in puntata con ulteriori informazioni sul film. Il documentario Made in Dreams, l'italiano che ha costruito l'America, al cinema da giovedì 6 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Valentina Signorelli. A presto! Grazie a voi, vi aspettiamo al cinema.